Ciao a tutti i color, se vi siete persi la prima parte di questo video, anche se siete un po' monelline, ve lo metterò qui. Ebbene sì, ci troviamo infatti nella seconda parte del mio primo Ask Colors, dove ho voluto radunare tutte le domande inerenti a YouTube, perché erano un po', però vi devo fare un... Ma no, ma rimprovero è una cosa esagerata. Diciamo che mi sarebbe piaciuto che leggeste le domande degli altri per non fare tutte le stesse domande. E infatti alcune domande non compariranno, non è perché mi state sulle scatole, ma perché mi avete chiesto tutti la stessa cosa, quindi non vi offendete. La prima domanda su YouTube me l'ha fatta Tony Crazy 4.0, che poi ha cambiato nick, ma quella nuova non me la ricordo più, per cui scusa. Che cosa pensi dei tizi che commentano senza guardare il video? A volte sono bambinetti a caccia di iscritti e a volte sono adulti a caccia di iscritti. Cambia soltanto l'età anagrafica, sull'età mentale stendiamo un velo di pietà e di misericordia. Poi ci sono delle domande molto simili. Partiamo dal commento di CB95, che è quello che ha più domande e diverse tra loro, per fortuna. CB95 mi chiede: hai mai avuto a che fare con i haters? Come li hai gestiti? Allora, se parliamo di haters continuati e continuativi, no, io ho avuto commenti idioti isolati, per fortuna. Quando hai avuto l'idea di creare un canale su YouTube? Che si collega alla domanda anche dell'amichevole youtuber di quartiere che mi chiede come sono arrivato su YouTube. Perché non leggete le domande, non lo so. Ho avuto l'idea di creare questo canale di YouTube nel momento in cui stavo per incontrare quello che era, e sottolineo era, Caput Croce, il mio migliore amico virtuale, il suo fidanzato. Infatti inizialmente mettevo tipo un video ogni 6 mesi, poi... Guardando alcuni youtubers ho deciso di diventare costante, di attrezzarmi un pochino meglio. Infatti i miei primi video erano bui e fatti con la webcam. Poi, che idea hai per i prossimi video? Telefono disturbante. No, sto scherzando, mi fa piacere ricevere messaggi. Che idea hai per i prossimi video? Che è la domanda che mi aveva fatto anche la Swamp. Però dai, te ti perdono perché se avrai tanti impegni, tante cose in questo periodo, capisco, insomma. Le idee per i prossimi video sono anzitutto una collaborazione che penso proprio di far uscire dopo questo video. Però il tema non ve lo dico perché altrimenti non c'è gusto. E tu che sai che stai per collaborare con me, shh, mi raccomando. E poi dopo la collaborazione voglio mettere qualche tag perché ho dei tag arretrati da boh. E ci sarà anche una richiesta. Poi Aristide Colussi, mio fratello, ciao fratellone. Qual è il video che hai fatto a cui sei affezionato? Ora io non so se metterò uno spezzone, se metterò più facilmente il link. Comunque ti dico che è il video che è titolato Io e la mia disabilità, risale a parecchio tempo fa, quasi 2 anni fa, e mi è piaciuto anche per il fatto che nonostante fosse editato con i piedi perché ero alle prime armi e nonostante avessi pochi iscritti, mi ha portato uno tante visualizzazioni, due tanti iscritti, tre tanti bei commenti in ordine sparso, mettila come vuoi. Comunque farò in modo che tu lo possa vedere visto che mi segui da relativamente poco tempo. Poi la mia cara amica Ambrastella mi chiede: ciao Ricky, le mie domande sono cosa cambieresti di YouTube? E questo me l'avevano chiesto anche tre nullafacenti, ragazzi non vi metto perché non ho spazio per tutti questi screen. Ti sei mai pentito di un video che hai pubblicato? Hai mai cancellato un video senza neanche pubblicarlo? Allora parto dall'ultima domanda che è la più facile. Ho cancellato praticamente un'intera serie di video che appartengono al periodo prima che io decidessi di lasciare temporaneamente YouTube. E piano piano li sto rifacendo. Invece,
Se mi sono mai pentito di un video che ho fatto, sì. A me non piace farmi vedere giù dagli sconosciuti. E in un video l'ho fatto, ma l'ho fatto perché dovevo chiedere un altro programma per fare i video. Anzi, in due video l'ho fatto. L'ho fatto perché dovevo chiedere un altro programma per fare i video, in uno, e in un altro era quando vi dissi che lasciavo YouTube perché stavo di cacca. E non mi piace farmi vedere giù dagli sconosciuti, preferisco farmi vedere giù da chi capisce il mio stare giù. Per questo mi sono pentito dei video. Poi, Dr. D, l'altro mio fratello, un bacione, ti voglio bene a tutti i miei fratelli. No, l'iscritta che a cui facevo l'iscritto a cui facevo riferimento nel video di lancio dell'Ask è un uomo. Però non vorrei dire di più perché potrebbe sempre guardare questo video, insomma, non si sa mai. Poi Rafael Voice ASMR mi chiede: la domanda sarà banale, non è vero? Ma dato che sono agli inizi, mi interessa il punto di vista di chi è su YouTube da più tempo. Vorrei sapere com'è stata la tua esperienza su questa piattaforma finora? Se ti sei mai pentito della decisione di aprire il canale? Sì, qualche volta più che pentito direi che volevo proprio mandare tutto all'aria. Perché comunque, come credo di aver detto nell'altro video, ma non ne sono sicuro, ho visto che funziona un po' come il mondo del lavoro. Però mentre il lavoro è praticamente vitale per me, YouTube non ne avrei mai voluto fare il primo lavoro, semmai mi piacerebbe un secondo introito, un gruzzoletto, almeno, ma so che sarà difficile. A parte, però, la mia esperienza non la ritengo del tutto negativa, perché non la ritengo del tutto negativa perché comunque mi ha permesso di conoscere altre persone, tra cui anche te, anche se abbiamo parlato poco rispetto ad altri, però insomma nelle live abbiamo un po' chiacchierato e mi fa piacere. Mi ha permesso di fare una cosa che mi piace, che è editare i video, ebbene sì, anche se magari non sono bravo come altri, e mi ha permesso di imparare, anche imparare nel campo dell'editing perché non sapevo fare niente. Poi Betta del canale Betta e Bonnie mi dice: ciao Riccardo, intanto un bacione e buone feste a te, che stanno per finire, meno male. Ti domando, che stanno per finire, meno male, l'ho detto io, ti domando, quali sono i canali YouTube ai quali mi consiglieresti l'iscrizione? Quelli che secondo te sono un must da seguire perché molto validi? Allora, ti dico già che due li ho citati nello scorso video, però te li ridico. Se non l'hai già fatto, ti consiglio di ripassare assolutamente l'altro quando è da Grizzly. Perché senza nulla togliere agli altri, portano dei format un po' di nicchia, un po' che sono visti da poche persone, proprio per questo meritano. In particolare Grizzly fa molti vlog in macchina, però sugli argomenti più disparati. E alcune volte ha ripreso delle visite guidate anche, mentre invece Altroquando ha un canale dedicato al fumetto, e ti posso assicurare che per il suo modo di esprimersi, di fare video e tutto, io che non ho letto mezzo fumetto oltre Topolino, seguo il suo canale, e non lo dico perché è un mio amico, basta, seguo anche il suo canale. Quindi questi. E poi ti voglio consigliare in più, rispetto a quelli che non ho nominato nell'altro video, il canale di Fabio Vetro, che si chiama proprio così, hai anche il nome del canale, Fabio Vetro, perché è un insegnante di musica che suona veramente la qualunque. La qualunque. Col flauto è riuscito a suonare roba del tipo Andiamo a comandare, che non è esattamente una canzone da flauto. Poi suona anche l'ocarina e la cornamusa. Quindi vattelo a visitare perché davvero. E anche voi tutti sul canale di Fabio Vetro. Poi c'è la seconda domanda di Vanessa Makeup 100 inerente a YouTube, che mi chiede: cosa mi aspetto da YouTube? Ho imparato ad abbassare molto le aspettative su YouTube.
perché diciamo che venivo un po' dal mondo delle favole. Quando mi sono affacciato al canale, pensavo che bastasse andare a visitare altri canali, a farsi conoscere, eccetera, della serie vienimi a trovare se ti va, e invece non basta solo quello. Devi fare molte collaborazioni, sperare che queste collaborazioni siano abbastanza visualizzate, che l'argomento sia azzeccato, che YouTube ti aiuti a visualizzarle, un sacco di altre cose. E io devo dire però che sono contento dei miei 1093 iscritti. Poi l'ultima domanda per questo video me la fa Fabio, che adesso usa un altro canale, mi sa, rispetto allo screen che ho fatto, però tanto sono sicuro che passerà perché lui mi segue sempre. E Fabio mi chiede: che ne pensi degli iscritti a ricambi? Io non li sopporto più, e tu, ciao bro. Si è spenta la fotocamera, dicevo, sei uno dei pochi di cui non mi dà del quale non mi dà fastidio. Dal quale non mi dà fastidio essere chiamato bro, perché almeno oltre a chiamarmi bro segui pure il canale, cosa che magari non fanno tanti ragazzini e ragazzi di cui sopra che ho detto prima. A me gli iscrittori cambi stanno altamente sulle scatole, non voglio dire altro per non sembrare, insomma, poco raccomandabile. Sono altamente sulle scatole, anche se l'ho fatto anch'io. Però ti devo dire che l'ho fatto anch'io con l'intento di rimanere iscritto a quel canale, attivo in quel canale. Non è che l'ho fatto, come poi ho scoperto che fanno praticamente tutti gli altri, nell'intento di fare semplicemente numero di iscritti e non passare più da quel canale. Bene, il video finisce qui, io vi ringrazio per aver guardato entrambe le parti, quindi a questo punto, quando sarà online questo, inserirò anche nel primo un link alla seconda parte. Vorrei fare qualcosa che non ho fatto a inizio video perché stavo per dimenticarmi di nuovo, ma questa volta mi sono salvato in calcio d'angolo, cioè ringraziare il Dr. D, che è uno di quelli che mi ha fatto anche le domande a Che Mitica, Valentina nel canale Che Mitica, perché mi hanno aiutato moltissimo entrambi con Filmora. Ho promesso che le avrei citate, e siccome non sono riuscito a racchiudere l'ask in un unico video, li cito e li saluto anche qui. Quindi vi lascerò i loro canali nell'info box. Per quanto riguarda invece i canali consigliati della domanda di Betta, mi limiterò a mettere i nomi perché sennò vengono 3.000 link e non li guarderete mai tutti. Vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo nella collaborazione. Mi raccomando, collaboratore.